Come musical di Natale quest'anno che si fa? Ma io volevo fare Gris. Gris. Ma che c'entra Gris con la parrocchia? Beh, non ci abito niente, non ci abito niente. Della parrocchia di Gesù Cristo, eh. Ah, non c'è Gris, non c'entra niente. Però comunque si vedrà. Vediamo, vediamo. Quattro ruote. Lo sapete dove sono stato io? No.
esperienza nuova laggiù? Le solite vi siete fatti tutti quanti. Dove sei stato tutta l'estate, Danny? Sono stato giù in spiaggia e ho conosciuto una nuova ragazza, è stato fantastico. Una che ci stava? Ma tu pensi solo a quello? Vuol dirlo forte. Sono presentabile, Fetch? Certo, stai benissimo. No, sai, sono un po' nervosa, è il primo giorno che la ride. Non ti preoccupare, andiamo. Eccoci qua. Ma questo è lo tuo anno. Già, no, acquisteremo noi la scuola. Andiamo a fare strada. Hai un'overall, Dash? Oh sì, Miss Lynch. Mi hanno dentro le mani? Ah bene, così saranno belle tutti. Oh, eccoli qua. Vi guardavano come se volessero essere di braccio. Questi sono gli orari che non riuscivamo a trovare il semestre scorso. Quindi può darsi che quest'altro anno lei troverà quelli di questo semestre. Buongiorno, miei cari ragazzi. Benvenuti a quello che, siamo certi, sarà il vostro migliore anno qui a Rydell. Sabato sera ci sarà la nostra prima festa di inizio anno e vi voglio vedere tutti a fare il tifo per il nostro nuovo allenatore. Se non siete dei buoni atleti, potete essere almeno dei buoni tifosi. Ed ora una notizia veramente bella, una delle cose più emozionanti che non siano mai successe nella nostra scuola. La National Television ha scelto Rydell tra le più rappresentative delle scuole americane. Questa è un'occasione per dimostrare all'intera nazione quanti bravi studenti, intelligenti e studiosi abbiamo qui a Rydell. Salve ragazze, lei è Sandy e loro sono Jen, Marty e Rizzo. Sandy si è trasferita qui da Sydney, in Australia. Come vanno in fase laggiù? Bene, grazie. Marty, sono nuovi per gli occhiali. Sì, mi seguo la scuola. Non mi danno l'essere intelligente? No, ti si vede ancora la faccia. Salve ragazze, arriva la vecchia tenda della Rydell School. Ciao. Io adoro il primo giorno di scuola. Voi altri no? Il primo giorno non si scorda mai. Indovinate che cosa è successo? È un po' difficile. Hanno annunciato i candidati del consiglio. E indovinate chi c'è in quella presenza? Chi? Ma io. Non mi pare il massimo. Che ne dite? A me pare il minimo. Mi auguro proprio di farcela. Noi ti facciamo i nostri più cari auguri, vero ragazze? Grazie. Oh, che maleducata. Non mi sono presentata. Piacere, papà. Senti. Spero che diventeremo grandi amiche. Stasera ci sono due prove di una ragazza con buona. Che ne dici di venire? Ok. Cosa devi farla diventare una pink lady? No, è troppo innocente per essere una pink. Ehi ragazzi, avete visto la nuova ragazza? Sì, è davvero uno schianto. Oh, ma sentiamo che ha fatto degli al mare. Ma non è successo niente. Dai, a chi la racconti? Sei arrivato a... Dai, racconta. Sandy, cosa hai fatto quest'estate? Sono sempre stata al mare, ho conosciuto un ragazzo. Hai trascinato le tue grazie al mare solo per un ragazzo? Ma è un tipo così speciale. È un tipo che non esiste. È così romantico. Fuori città. You.
e per lei dovunque andrei. Sai cosa ci vuole, una serata con le ragazze. Stasera ti vengo a casa mia per
faceva fuori. Così vi siete incontrati, eh? Sei offesa. Si sarà offesa perché non gli è andata male l'incisa. Ehi, Zucco, io ho una macchina, te ne sei dimenticato. Allora, chi ha i soldi per una birra? Voglio iscrivermi con la mia macchina a Thunderbolt. Che ne dite? Questa è la fettiera. Aspetta che gli abbia dato un tocco di vernice e fatto revisionare il motore. Hai scritto Thunderbolt? Sì, perché? Vuoi venire a vedere? Sì, voglio venire a vedere come tiene il caffè. Che fai, lo spiritoso? Su, su, andiamo ragazzi. Mi sa che meglio se andiamo. Hai ragione.
ragione, andiamo a farci una pizza. Ehi, hey Danny, non vieni con noi? Sì, sì, vengo. Thank you.
Allora ragazzi. Ciao. Oh, ma l'anno scorso la polizia è calata sul Thunderbird e ha portato tutti dentro. Non lo fermerà nessuno qui, Stein. Te la fa sotto gli occhi, eh? Rizzo, perché non te ne vai un po'? Con piacere. Va. Vuoi ascoltare un po' di musica? Già. Hai degli spiccioli? Sì. Ragazzi, torno subito. Ah, ciao Patti, adesso non ho tempo. Sei libero di questo? Ho detto che non ho tempo. Sì, ciao. Ciao, sì. Come va? Bene, grazie. Sai, da tanto volevo parlare. E di cosa? Di quando ci siamo visti. Cioè, volevo dirti che non ero io, ma ero io. Sì, e per questo sono tanto contenta che Tom sia la persona così semplice. Semplice sì, perché ha il cervello nei bicicli. Cosa? Sei geloso? Geloso io! Ma non fa niente. E allora perché ti scatti così tanto? Mi straccio quando voglio. Quando lo vedrò, ci vedrò. Mi piace quando dice le parolacce. Dai ragazzi.
Ah, molto bene, mi tocca anche pagare il conto. Dammi i soldi. Rizzo, ma che cos'hai? Sei di un'allegria che mi mette i brividi. Non cominciare, per favore. Sì, sì, bene, benissimo. Evviva! E se preferisci posso anche finire. D'accordo. Senti, finisci di questo. Perché ti fa bene, poi dimmi com'è. Scusami, Frenchy. Rizzo! Ehi, Rizzo, fermati, ti devo parlare, Rizzo! È inutile piangere su un frappè versato. Lo sai che stiamo per chiudere, vero? Sì, lo so, ma devo fermarmi ancora un attimo, devo pensare. La scuola di estetica non fa per me. Questa settimana mi sono ritirata. Vorrei tanto avere qualcuno che mi dia un suggerimento. Beh, se lo trovi, dammi il mio numero di telefono. Salve, io sono il suo fratello.
E tu hai notato che con tutte le notti non la con la televisione, ovviamente. Io dico che la gara è valida. Io ci sono stata ammessa. Un tuo schianto come te. Come ti chiami? Matti. Ma che poi? Ma la sfida comunque le dice. Non puoi farmi contare? Non riesco, se non riesco a contare io. Non puoi farmi girare, è come il genere. Vita, sto contando, ma... Ma hai pensato di fare il cantante per questo libro? Guardami, ti prego. Ehi, Zucco, ti presento Ciaccia di Pelo. Guarda, cosa dici? Bene. Ma chi è? Mi chiamo Giannetti, perché sono la mia galleria di Sanremo. Andiamo, sì. Con la peggiore emozione. Ma... Chi è quella? La mia di famiglia. E tu ricordo sai di quando c'eri tu, ma hai rotto il cuore in due, poi non ti ho vista più. Piango di me, su cucina l'amore è come il fuoco e se ci giocherà non osare troppo altrimenti ti brucerai. Ai ai ai, ai ai ai, ma ricomincerei se ritornassi tu, terrei le mani tue per non lasciarle andare. Piango di notte
portare il mio anello. Non so cosa dire. Diti sì. No, così importante per me. Così so che mi rispetto. Sandy? Dai, Sandy, ma che c'hai? Mi hai detto l'importante per te. Ma cosa pensi? Che basta un anello per saltarmi addosso a questo luogo così peccaminoso? Te lo puoi prendere. Sandy, Sandy, non si esce a prendere il Brevin! Sono abbandonato dentro al vino. Chi torna a scuola sa fare.
amici, vero? Sì, e allora? Ecco, pensavo che tu potresti fare il mio secondo a Thunderbolt. Perché? Che hai di Paolo, ti ho fatto fortuna. Mi voglio fatto fortuna. Grazie. Ci lasci? Oh, andiamo ragazzi, io volete andare sempre alle barbecue.
Siete importanti per me, solo che farei qualsiasi cosa per avere anche Sandy. Fanciullarmi, Marti, fanciullarmi. Non sono incinta. Evviva, meno male. Thank you.
accendono un attimo la luce di sala, allora avete capito, spero, che cosa c'entra, perché quell'episodio che abbiamo fatto all'inizio non era una scenetta finta, ma era la realtà. Cioè, quando gli ho proposto Gris, che era la seconda volta che ci provavo con un gruppo di ragazzi, la prima volta resistettero e mi dissero: ah no, ma non è una cosa da, non dico cosa, però diciamo da realtà ecclesiastica. La seconda volta ce l'ho fatta con loro perché è una sfida fondamentale, perché se Cristo non c'entra con Gris, non c'entra con nessuno di loro, perché è la vita di ragazzi di 16, 17, 18, 20 anni e anche qualcuno in più là dietro, fino a 50 e oltre. Perché la bellezza di Dio è che si è fatto uomo, si è fatto carne e condivide le passioni, i dolori, le sfide, soffre per i litigi di tutti noi. E questo miracolo che questa sera avete visto, perché è un miracolo quello che sono riusciti a fare, è frutto dell'amore di Dio che nonostante tutto li ha tenuti insieme e gli ha fatto tirare fuori il meglio di se stessi. Ecco quello che c'entra Gris con Cristo, perché se Cristo non c'entrasse con Gris non c'entrerebbe con nessuno di noi. Invece penso che il Natale voglia dire ogni sera chiedersi: dove è stato Cristo nella mia giornata? Dove è stato nella mia vita? In quale volto l'ho incontrato? E in quale forza interiore, in quale dono che ho, in quale intelligenza l'ho potuto sentire e donare agli altri? Io per questo non ringrazio nessuno in particolare e non faccio i nomi di nessuno. Ma noi ringraziamo te. Grazie. Però un tempo le associazioni di volontariato della Chiesa andavano incappucciate perché non contava il volto tuo, ma il tuo volto è quello di Cristo. E allora non credo che nessuno di noi avrebbe fatto niente di tutto questo senza i doni dell'altro. E allora quello che avete visto qui stasera, sì, siamo Andrea, Stefano, Marta, Leonardo, Sofia, Giuseppe, Roberta, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il volto è uno solo, è Cristo e siamo tutti insieme. Per cui ringrazio Dio di averci messo insieme e lo prego e vi prego di non dividere il Cristo che Dio e lo Spirito Santo questa sera hanno messo insieme. Buon Natale a tutti e vi salutiamo con un finale. Dunque un ringraziamento d'obbligo lo faccio al Teatro di Castelnuovo che ci ospita ogni anno con tanta disponibilità. Thank you.
dopo qualche settimana, non verrà che una puttana.
estate, fuori città. Era estate un attimo fa. E c'era lei, pazza di me. Lui mi dice, e prendi un caffè. Tanto poi qualcosa accadrà. E la sera più calda sarà. Venne il freddo, ci separò.